Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci ritroviamo nuovamente qui su Mad Max. Allora ragazzi, una piccola premessa prima di iniziare è che teoricamente, allora, questo video non lo dovrei neanche fare, vista proprio le pochissime visualizzazioni che ha fatto il video precedente. Vi ricordo che io i video che vi porto sul canale appunto li faccio per voi, ma se non li guardate capite bene che, cioè, capisco che la gente non li vuole vedere, perché magari quando faccio un video su un gioco che magari in 20.000 lo guardo e poi ne porto un altro dove lo guardano in 5.000, capite bene che c'è un problema di fondo. Quindi io sto provando a fare questo secondo episodio, vedrò in quanti lo guarderanno, in quanti lasceranno pollice in su, e da lì capirò se continuarlo o meno. Perché 5.000, credetemi ragazzi, sono veramente poche, e credetemi, abbassano di tantissimo i feed del canale. Non vorrei che magari quel giorno non sia uscito il feed, quindi nessuno ha visto quel video. Quindi sapete che in descrizione lo troverete, troverete appunto il link del video precedente. Comunque ci eravamo lasciati qui, ok? E dovevamo andare quel punto esclamativo, credo. Ok, devo dire che leggere è complicato. Cioè, leggere mentre si guida è complicato. Cioè, è sempre una cosa tipo spiegare, è un problema. La bontà la prenderà male. Ok, devo entrare qua dentro. Ok, sì. Salve! Cos'è, un rifugio? Comunque devo dire che il gioco è... Ah, c'è un bucket cove. Ok. Il gioco è... Allora, dai primi minuti di gameplay... Considerate che questa qua sono i primi... La prima mezz'ora di gioco più o meno è... compresi i filmati ovviamente. Perché a livello di gameplay ragazzi ci siano 10 minuti. Allora, tieni premuto A e inizia missione. Che devo fare? Ti devo spingere? Non ho capito. Che devo fare? Che vuoi? Ah, si inizia la missione. Ok. Madonna mia, quanto è brutto. Hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge joint blessed be, there she lies, the magnum opus. Madonna. Ci vuole, ci manca poco e comincia a fare il mio tesoro. Bella. It's just a mess of parts. No. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! See? Here. Divine meets driveshaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Ecstatically upgraded with chum bucket overdrive. Coils and springs and shocks and links, too. It's gonna be eight cylinders, nothing less. We will get there, yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! Come, no time like the present. Come on, see! We must go. Oh no, ma con quale macchina? Che schifo. Allora, ora come ora fa abbastanza cagare sta macchina. Allora, ah, ma lui ce lo porteremo sempre dietro, sto coso. From a place sad and strange, where the chariots of old went to die, a place I call the grave. Credo dobbiamo andare là. Or we must go in the dead of night. Dove andiamo? Per cospire, guardi, cosa c'è qua? Ci sono nemici? Cos'è questo? Guida fino al cimitero. Keep the car safe. Ma che cos'è sta roba? Nuovo nemico. Oh, salve, oh, scusi. No, non l'avevo vista. Oh, madonna, ti picchio tantissimo. Salve, signore. Salve. Mamma mia, le spacco la faccia. La faccio diventare una specie di Babbo Natale. Vuol dire dorato. Oggi giusto per dire. Oh, sei Wolverine. Ciao, Wolverine. Ah, sei già caduto. Ti hai provato a raccogliere il bottino. Subito, messere, fatto. Raccogliamo il bottino da tutti. Ah, no, soltanto... Ok, non tutti hanno il bottino. Va bene, fatto. Allora, qua ci sono dei rottami. Ok, che non ho ancora capito a che cacchio mi servono questi rottami, però vabbè, noi prendiamoli. Ce ne dovrebbero essere altri, perché uno di due. Magari sono qua dentro? No? Sorina, dove sono i miei rottami? Mi scusi. Ed eccoli qua. Raccogli i rottami. Raccoglili però. Ok.
Luogo saccheggiato al 100%. Perfetto, ragazzi. Torniamo alla nostra car. E andiamo avanti. Cioè, dobbiamo andare al cimitero, che non ho ben... Ah, ecco il pallino verde. Oh, scusi, non volevo picchiare la macchina. Ok, perfetto. Salve, per vedere già marcia. Mamma mia che sono bravo, mamma mia, parti. Figata. No, davvero figo. Allora, il cimitero appunto credo sia quel pallino verde. Oh, salve, no, no, no. Ho appena fatto... Oh. Ho spaccato tutto lo scenario. Cioè, è un qualcosa di fantastico. Mamma mia, ragazzi, siamo nel deserto più deserto più deserto del deserto, ragazzi. C'è qualcosa proprio di desertico. No, come carbone? Fortunately, with Gas Town comes the blessings of gasoline. We should find enough fuel for us to make it to the graveyard. Trova del carburante per la Magnum Opus. Ok, va bene. Ok, dobbiamo trovare del carburante, ragazzi. Over there, fuel cans. Ok, ok. Sì, io sono sceso, ok. Scendi anche tu? Ah, ti metti davanti, ok. Salve, mi servirebbe del carburante, disturbo? Ah, ti è venuto, ti raccogli tanica, ok. Come empty? Come empty? Come empty? Come empty? Non mi dire empty, aspetta, qua che cosa c'è? Rottami uno di due, va bene, ok, sono qua, semplicemente. Vai, fatto! Abbiamo sciacallato lo sciacallo. Ok, rottami due, va bene. E quindi? Ah, ora gli dici, siamo senza benzina, messere, e corri. Comunque è fastidio, sta cosa si vede con il tutto. Long gone now. Along with anything of use. There's fuel all around. Keep your eyes peeled. Vuoi dire c'è carburante ovunque? Mi scusi, non è che... A big steel gift box. What prizes do you hold? Carburante esaurito. No, no, yes. Salve. Allora, alla salve, no, 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 non sia così, non sia così, ingazzate, mi serve solo un po' di carburante, mi scusi, non sia volga, oh, scusi, ho fatto male alla schiena, no, allora, senta, allora, un po' di carburante mi servirebbe, non è che le avanzo un attimino, grazie mille, siete, oh, gentilissimi, oh, me lo vuole dare lei, grazie, lo prendo da me? Ok, faccio da solo, grazie mille, grazie mille, nel mentre palpo un attimino il suo amico qui, oh, minchia, 13 rottami, porca troia. Sì, però li devi sì, no, non così. Ok, prendi sti rottami. Ok. Sì, scusate, okay. Mi stavo leggendo. Oh, contenitore pieno. Tanica di carburante, ok. Allora, tieni premuto, lascia, dai fuoco, lancia. No, 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 no. Aspetta, tieni premuto, lascia, no. Io aspetta, devo ricaricarlo io qua. Come ah, fai rifornimento. Okay. Falle il pieno fino all'orlo. Ok, va bene, faccio il pieno fino all'orlo. Lo sto orlando tutto. Perfetto, fatto. Perfetto. Ok. Ce l'ho dato pieno, ma portiamoci un po' di scorta. Ah, quindi, ok, facciamoci un giretto. Oh, qui c'è un altro. Stai fermo. Allora, immagazzina tanica. No, bellissima. Aspetta, qua ce n'è un'altra. Fammela prendere. No, raga, ci possiamo portare solo una tanica. Ah, ma sto coso è uno spawner di... Ok, ma sto coso è uno spawner di... Mi scusi. Quel coso è uno spawner di benzina. Mi perdoni. Prendiamo sti rottami. Ok, fatto. Allora, però voglio vedere qua una cosa. Cos'è dai fuoco? Che faccio se do fuoco? Che succede? Lancia? Che succede se lo lancio? Yeah. Oh, grazie a Dio l'ho lanciata. Grazie a Dio l'ho... Credo avrei fatto una brutta fine se l'avessi tenuta in mano. Credo, eh. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto il pieno alla macchina e dobbiamo andare al cimitero. Non so a piangere chi, però dobbiamo andare al cimitero, non lo so, è morto qualcuno, signorina. Io metto, ma giusto le cuffie perché... Cacca bubù. Andiamo, signorina. Oh, siamo quasi arrivati al cimitero. Oh, e qui ci sono delle cose brutte. Ci sono delle cose bruttissime. Cancello debito. Distruggi il cancello. So let's make this one count. Ok, va bene, dobbiamo far esplodere il cancello, ragazzi. Quindi come prima. Allora, dai fuoco. Ok, e lancia. Ok, e leviamoci.
Belli, basta. Exaltations. Basta. Trovo una carrozzeria, vai, troviamo la carrozzeria, mi scusi. Salve, perdonatemi. Come guardiani questo posto uccidono a vista? Oh, ma lì c'era uno scheletro, tutto scheletro. Ah! La biografia cimitero. Oh, la capisco perché si chiama cimitero. Io lo pensavo un po' diverso. The fiends that tend this catacomb don't like strangers. Come i mostri, bro. No, no, come i mostri. Mi ci sono i mostri. Mi perdo. No, dai. Oddio, ragazzi. Ragazzi, c'ho paura. Ragazzi, c'ho paura. Qua che cazzo è? Aiuto, sì, vabbè, minchia. Oh, salve. Ok, ragazzi, dobbiamo andare piano perché ci sono trappole. Madonna, mi pareva un tizio quel coso là. Una porca vacca. Sì, domani promesso. Oh, siamo arrivati forse all'entrata? Siamo all'entrata. Oh, salve. Yeah, che bello! Esplosioni a go-go! Bello! Donna mia, ragazzi, sono fomentatissimo e concentratissimo. Ok, dovremmo essere arrivati finalmente. Trovo una carrozzeria. Salve, signore, mi serve una carrozzeria. Scusi. Permesso, che c'ho la macchina spogliata, ce l'ho nuda. Salve. Buongiorno, o meglio, buonasera. Salve. Mi avanzo la carrozzeria? No, perché io c'ho l'Optimum Prime qua, ma cazzo si chiama. Our prize, right for the taking. Go quickly. Only way to get up there is through those cave tunnels. Ok, quindi dobbiamo andare lì attraverso quei tunnel. Ok. Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. Yes. She'll be ready, as I will. Ah, devo scegliere, raggiungi la piattaforma e la... Ok, quindi andiamo a raggiungiamo la piattaforma delle carrozzerie. Chi è quello? Oh, faccia di merda. Non è che... Oh, minchia, ti giuro, fammi uno jump scare. Faccia di merda. Minchia, giuro, fammi spaventare. Ti ammaccio la zia, il nipote, la cugina, la figlia. Eppure ero così freddi. Mi farei spaventare? No, perché premo X? Devo premere A, mi scusi. Ok, rottami, salve. Rottami 19, salve. Maybe I could zip down this. Forse posso calarmi giù con questa. E come? Ah, usa telefenerica, ok. Ok, ma non dovevo andare alla piattaforma delle... Oh, senti, Cosimo. Torcia. Torcia, può essere utile. Ok, prendi la torcia. Oh, salve, raccogli torcia. Mettimi le mani addosso ora, mamma mia, ti picchio tantissimo. Ok, come si accende? Torcia, ah, così. Ho sbagliato. Ok, va bene, ma la smetto di palparmi. Ok, accendiamo la torcia. Ok, salve. Allora, tu non hai capito niente, no? Io ti picchio. Oh, cos'è quella cosa rossa? C'è quella cosa... Ragazzi, il gioco mi spaventa! Oh! No, ragazzi! Minchia, mi sento il rumore nelle orecchie. Non mi fare saltare in aria perché giuro ti violento, eh. Non mi fare incazzare. Yes! There you are, Saint! And you've got the whole world up there in your hands! Ah, sì! You've got a choice to make! Which one shall be your pride? Oh, hai una scelta da fare! Oh, va bene! Ok! Così possiamo scappare con la pelle ancora addosso. Ok, sì, ma ci dovrebbe essere altri rottami. Eccoli qua, infatti, eccoli qua. Vediamo. Perfetto. Come potete vedere, rottami fatto. Dovrebbe apparire. Ecco, luogo saccheggiato al 100%. Perfetto. Interagisci. Allora, scegli una carrozzeria. Allora, c'è questa. C'è questa. C'è questa. E c'è questa. E anche questa. E quale sarà la fortunata scelta dal nostro eroe? Lo scoprirete casomai in un prossimo episodio che, ripeto, dipende da voi se lo porterò o meno sul canale. Ditemelo qui sotto con un commentino, spollisciate e vedremo appunto se questa serie sarà una serie
presente sul canale o se finirà qua. Non lo so, dipende da voi ragazzi, quindi dateci sotto con i pollici in su, condividete, commentate e condividete il video a chi che sia. Ciao ciao!